Torino è scoppiata la giuntolimania, tutti pazzi per questo nuovo arrivo che sembra essere quasi quello di un grande calciatore, in realtà è soltanto di un DS che sembra ormai cosa fatta, sembra essere lui la scelta numero uno e sembra esserci già l'accordo tra la società bianconera e proprio l'ormai quasi ex, mi verrebbe a dire, direttore sportivo del Napoli. Siamo oggi qui a parlarne con Marco. Ciao Marco. Ciao Peppe, un piacere essere qui. Allora, analizziamo questa situazione legata a Giuntoli, soprattutto cerchiamo di capire come si può evolvere, come può nascere questa nuova Juve di Giuntoli, cosa può cambiare in questa nuova Juve di Giuntoli. Intanto, la prima domanda che ti faccio mi sembra anche la più banale, è una scelta che è giusta secondo te per il nuovo percorso Juve? È un qualcosa che magari può ricordare, a molti ricorda un po' la scelta del primo Marotta quando arrivò ormai quasi 10 anni fa alla Juventus? È la scelta giusta oppure avresti continuato con qualcosa di più simile a quello che abbiamo visto in passato alla Juve? No, no, credo sia la scelta giusta perché quando sapevo che il Napoli ha vinto questo campionato e lo ha fatto con un percorso che parte molto da lontano, proprio con lui protagonista, cioè sicuramente un Napoli con tante idee, sia in campo sia appunto per come è stata preparata la squadra. E credo che in questo momento storico la Juventus abbia bisogno di tante idee, abbia bisogno di scouting, di fiutare degli affari, magari a poco prezzo, per poi vincere nel medio-lungo periodo, diciamo. In una squadra comunque che non è che deve partire da zero, perché già in questo anno in particolare, vuoi l'emergenza infortuni, vuoi l'emergenza fuori dal campo, sono stati cresciuti tanti giovani grazie a un settore giovanile che può vantare un Under 23, cioè una squadra Under 23, adesso chiamata Juventus Next Gen, che comunque nessun'altra società in Italia può vantare. E quindi questo già è un aiuto non solo per la Juve di quest'anno, ma anche per la Juve di Giuntoli stesso. Esatto, anche a me sembra una scelta abbastanza sensata, anche perché io ho come la percezione che l'arrivo di Giuntoli sia un modo anche per rivedere la squadra, nel senso che Giuntoli sembra avere una filosofia diametralmente opposta rispetto a quella del passato. Ovviamente si è abituato a prendere i campioni, oggi con Giuntoli è possibile che cambino le cose. Per esempio, mi viene in mente l'ultima rivoluzione di Giuntoli, quella della scorsa estate, dove di fronte a un Napoli che non andava in Champions League, aveva diciamo un primo accenno di bilancio non esattamente positivo. Cosa fa? Vende i pezzi grossi e quindi l'abbiamo detto tante volte: Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, che non soltanto ti portano soldi, ma ti portano anche risparmi a livello di ingaggi. E ti prende dei perfetti sconosciuti, lo sappiamo: i Kim, i Kvaratskhelia, compagnia cantante. Ecco, secondo te una cosa del genere può avvenire già quest'anno alla Juventus? C'è una sorta di ribaltone con grosse cessioni, ma soprattutto cessioni di nomi importanti e che guadagnano tanto, e prendere di nomi un po' più, diciamo, sconosciuti, ma altrettanto forti? Oppure si continuerà su questa linea qua, cioè con il gruppo magari dei senatori e aggiungendo qualche giovane? Non so, che idea ti sei fatto? Beh, sicuramente io credo che la rivoluzione che ha fatto il Napoli, non credo la Juventus la farà quest'anno, perché dalla Juventus alla fine gli esuberi sarebbero Alessandro, Bonucci e forse Rabiot, perché è una probabilmente se ne andrà, ma non perché è un esubero, ma perché probabilmente cercherà altrove, probabilmente in Premier League. Quindi diciamo che forse è lui il grande addio che ci sarà, secondo le previsioni. No, non vorrei correre ovviamente, però sicuramente lui, perché poi alla fine Bonucci, Alessandro, in particolare Bonucci, ormai è sì un senatore, ma che non gioca mai. Quindi non è la stessa cosa di Ah, è vendere, lo per stesso esempio. quadrato comunque. Forse, ecco, forse hai ragione. Se Quadrado, quindi non rinnoverà Quadrado, secondo te? Attualmente è quasi più no che sì. Ecco, forse ci sono più speranze per Alessandro, però l'arrivo di Toli potrebbe cambiare anche questo Certo, aspetto, cioè potrebbe arrivare a dire: signori, qua si guadagnano troppo giocatori che magari possiamo trovare altrove a prezzi un po' più abbordabili, ecco, cioè, quindi potrebbe essere questa la scelta. sì. Allora, da questo tuo punto di vista è vero. E allora con Quadrado già assomiglia di più, sicuramente. Certo che ovviamente va preso un
esterno, che sia per il 3-5-2 o per un altro modulo, ecco, questo chiaramente in base alla presenza o meno dell'allenatore e delle idee che verranno fuori. Quindi sì, magari non sarà la rivoluzione del Napoli, che è stata estrema, perché è stata estrema la rivoluzione del Napoli, tant'è che all'inizio della stagione non si pensava nemmeno arrivasse tra le prime quattro, ma queste rivoluzioni estreme, quando funzionano, si ottengono dei risultati estremi, o meglio, estremamente buoni, come quello del Napoli. Non succede sempre, però la Juve è una società forte, con il giusto DNA per ripartire anche con Giuntoli, che è la prima volta che si inserisce in questo contesto. Tra l'altro, il tutto si va a ricollegare, secondo me, anche a che cosa? Al discorso legato alle penalizzazioni. Cioè, il Collegio Garanzia del CONI che ha scelto di dover rimandare la decisione alla Corte Federale d'Appello, e quindi questo cosa vuol dire? Che c'è una nuova penalizzazione. Le motivazioni ci hanno fatto capire che non sarà un meno 15, ma comunque una penalizzazione ci sarà, e quindi, diciamo, 90% la Juventus sarà fuori dalle coppe. Ecco, io ho come la percezione che questa rivoluzione, che abbiamo detto può riguardare gli esuberi, potrebbe però anche riguardare anche grossi nomi, perché nel momento in Sì. cui fai una rivoluzione ma allo stesso tempo hai bisogno di vendere perché non fai la Champions, beh, secondo me c'è un po' il pericolo. Secondo te, oltre agli esuberi di cui abbiamo parlato, ci può essere anche qualche addio di qualche big? Perché a questo punto, oltre a Rabiot che va a scadenza, mi viene da pensare anche un Giuntoli che potrebbe, dico potrebbe, non è sicuro, però potrebbe fare così come ha fatto con Kalidou Koulibaly a 40 milioni a 30 anni, venderlo in Premier, prendere magari qualche nome di spicco e per sfruttarlo per fare una grossa magari plusvalenza, anche se per ora sembra quasi un reato dire plusvalenza, ma non lo è, però prendere qualche nome, e non so, mi viene in mente non so, potrei dire Chiesa, potrei dire Vlahovic, potrei dire dei nomi che magari sono ad oggi nella testa dei tifosi incedibili, che però potrebbero servire come tesoretto, comunque come sacrifici necessari in virtù del fatto che la Juventus non va in Champions. Ecco, secondo te ci può essere una rivoluzione anche da questo punto di vista, oppure magari l'intento di Giuntoli sarà quello di tenere gli uomini più di spicco e mantenerli al di là della presenza o meno della Champions? Chiaro, chiaro. Beh, allora, questi nomi di spicco li possiamo anche elencare. Sono Bremer, cioè ovviamente vendibili sui 30-40 milioni, no? Sono Sì. Bremer, sono Chiesa, Vlahovic e credo nessun altro, perché poi gli altri o sono giovanissimi che ancora non possono fruttare tanto, diciamo, perché comunque, anche perché non sono in Premier League. Fossero in Premier Guarda, al League massimo ti già. potrei dire proprio massimo massimo come nome vendibile in Premier ci sarebbe Locatelli, che avendolo preso a 30 milioni, magari lo puoi rivendere a 40-45. Secondo me una squadra di Premier che ti spende 45 la trovi. Cioè, hanno Sarebbe speso 3. follia, dico, Sì, però hanno sarebbe. speso 30 e 35 per Scamacca e Traoré un Certo. anno fa. Secondo me, dopo la vittoria dell'Europeo e 2 anni di Juve, secondo me in Premier li trovi, eh. Sì, Cioè, certo. Effettivamente. sono gli stessi che hanno speso 100 per Grealish, 80 per Maguire. Quindi dico, è Certo. un mercato dove, secondo me, Folle. anche un Locatelli a 40 lo puoi vendere. Ecco, questo è il punto. Allora, non lo so se a 40, ma a 30 sicuro. Comunque, quindi 30, torniamo su quella cifra, che è un sacrificio che comunque serve, perché poi sono gli stessi 30, 20, 25 milioni, 30, che ti dà l'accesso alla Champions League. Quindi sì, assolutamente, Locatelli è vendibile, non mi sembra un fenomeno da tenere assolutamente, è un buon giocatore, assolutamente un ottimo giocatore. Però sì, allora lo facciamo rientrare in questa categoria. E qui c'è una sorta di necessità. È necessario? Sì. E allora la Juventus sarà costretta a vendere. Per esempio, penso a Vlahovic, che è stato cercato dall'Aston Villa, ho sentito nelle ultime settimane, Sì, una squadra ma in in Premier. realtà sono anche più grossi, diciamo, i club. Secondo me, per esempio, l'anno prossimo, io ho come la percezione che in questi anni si sia perso un po' il concetto del numero 9, cioè non ci sono più, a parte i nomoni, quindi Benzema e Lewandowski, che sono, diciamo, a livelli, ma anche hanno un'età, non stanno crescendo tanti numeri 10 di alto livello. Quindi, secondo me, un po' ovunque potrebbe andare un Vlahovic, Certo. diciamo. Per dire, ci potrebbe anche andare a pensarci anche uno United, Ah, a cui sicuramente, certo, forse assolutamente, manca un chiaro. 9 di spicco, e secondo me potrebbe andare lì, così come il Chelsea, secondo me potrebbe pensare di prendere Sicuramente.
un 9 dopo la cessione di Lukaku, ad esempio. Quindi non so, in Premier, secondo me, Vlahovic il mercato lo avrebbe. Assolutamente. Lui però invece di 30 sarebbero 60-70, giusto? Perché i milioni sarebbero 60-70. Anche di più. Esatto. E avendolo preso a 75, anche di più. Esatto, il problema è che Vlahovic ha vissuto una stagione negativa, solo questo è il problema, cioè comunque con lo spettro dell'infortunio, quindi questa cosa io credo che verrà considerata. Poi però appunto se Vlahovic continua come ha fatto nelle ultime due partite, visto che ormai si gioca di memoria corta, no? Cioè dipende, se una partita è brutta Vlahovic un cattiva stagione, se una partita è buona grande stagione, quindi vediamo come finisce anche questo finale di campionato, ricordandoci che quello che viene fatto in Europa League viene visto maggiormente, cioè comunque la partita di Europa League la vedono tutte le squadre più importanti, soprattutto le semifinali e la finale, e quindi secondo me la differenza a livello di cartellino sarà soprattutto in quelle due. Vediamo se diciamo tre partite, tipo se la Juventus sperano chiaramente questo, e quindi se il sacrificio alla fine del discorso è necessario. No, non sarò io a dirlo, ma sarà la società stessa. Sì, io ho la percezione che effettivamente l'esclusione assoluta a tutte le competizioni della Champions League, penso che almeno uno dei pezzi pregiati possa andare via, considerando però sempre che al di là di questo ci sono altri pezzi pregiati come Rabiot. E Di Maria, analizzeremo il tutto nelle prossime settimane qui su FCM New Sport. Io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, Marco. Ciao Marco. Sempre un piacere, Peppe. Al prossimo appuntamento, direi. Ci vediamo al prossimo appuntamento con FCM New Sport. Tra l'altro, vi ricordo qui sotto, una sezione dedicata ai commenti, di dirci la vostra su quella che è la nuova Juventus di Giuntoli.